Reazioni dopo l'intervista di Renzi, a che tempo che fa? A questo punto, come dice Martina, è impossibile governare un partito così e cosa succederà secondo lei in direzione giovedì? Beh, in direzione ci si confronterà fondamentalmente. Poi il fatto che Renzi abbia suscitato così tante reazioni probabilmente perché ha toccato un nervo scoperto e ha suscitato il dibattito che era latente all'interno di quella che è il mondo dei militanti del PD. Che poi non si possa gestire un partito così, beh, il partito discute, dopo si deciderà nelle sedi opportune. La direzione è un passaggio importante, sarà un passaggio importante anche l'assemblea che dovrà essere convocata e si stabilirà lì quali saranno i passaggi successivi. Poi pensare che si potesse fare un'alleanza organica senza nessun tipo di problema col Movimento 5 Stelle dopo l'esito elettorale forse è un po' velleitario. Quindi, in questo caso Renzi è stato, diciamo, più in linea con la base, con i militanti del partito. Ha espresso una sua opinione che però mi sembra un'opinione molto condivisa dalla base. Che questo poi significhi che il partito debba spaccarsi, ma francamente non ne sono così convinto. Si discuta e si prenda una decisione prendendo atto anche del fatto che il risultato elettorale non è certo un risultato che diceva al PD avanti così come se nulla fosse. Senta, tornando alle cose della regione, Fontana sta facendo analizzare le quattro partecipate più importanti. Il PD cosa pensa? Il PD ha già chiesto una commissione speciale di indagine e di controllo delle partecipate. Non ci è stata concessa perché Fontana ha detto di voler fare prima delle verifiche da parte sua. Mi auguro che le verifiche siano rapide e che poi ci sia questa commissione che coinvolga anche il Consiglio, perché la vicenda delle partecipate è una vicenda che negli ultimi anni ha mostrato troppe opacità e troppi equivoci.